puntata di Mezz'ora in Comune. Oggi partiamo da Villa Reatina perché parleremo del contratto di quartiere. Lo faremo naturalmente come ogni settimana con il sindaco Simone Petrangeli, ciao Simone, e con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rieti, Alessandro Mezzetti. Allora, Simone e Alessandro, ci troviamo a Villa Reatina, a via Angelucci, perché appunto parliamo del contratto di quartiere. Che cos'è il contratto di quartiere? Allora, il contratto di quartiere è stato in questi anni un po' un miraggio, perché più si avvicinava alla realizzazione e l'inizio dei lavori, più si allontanava la data di inizio dei lavori. Noi abbiamo resuscitato questo progetto di riqualificazione del quartiere di Villa Reatina. Se ne parla al 2004, vero? Parliamo di oltre 12 anni. Ci sono stati tanti contenziosi, tanti problemi burocratici, tante pastoie amministrative che non hanno permesso l'inizio dei lavori. Fortunatamente qualche anno fa siamo riusciti un po' a sciogliere alcuni nodi e i lavori nel quartiere sono finalmente iniziati. Purtroppo ci sono state delle interruzioni, in questo momento sono in corso dei lavori che sono molto importanti, sui quali noi stiamo puntando molto per la riqualificazione di un quartiere storico e molto popoloso quale è Villa Reatina. Qui vediamo le attrezzature pronte per ospitare la nuova illuminazione pubblica, che sarà un'illuminazione pubblica totalmente moderna a LED. Il primo lotto di questo contratto di quartiere, che è composto di 3 lotti, è quello secondo me più importante, perché abbiamo realizzato tutti nuovi sottoservizi, quindi tutti i sottoservizi che passano sotto terra sono stati riorganizzati. Questi sono in fase di completamento. Poi parliamo dell'illuminazione pubblica in tutto il quartiere, che sarà rinnovata e sarà completamente a LED. Poi verrà realizzata una piazza per rendere pedonale tutta l'area di fronte al circolo anziani di via Pierino Mitrotti, e lì ci sarà un bel intervento che ci permetterà di dare al quartiere una isola pedonale, un luogo dove poter transitare in sicurezza e liberamente. Poi è prevista una pista ciclopedonale che da via Melotti, e quindi dalle case popolari, porterà fino alla sorgente del Cantaro, quindi in una zona che sta un po' a metà tra Villa Reatina e Piazza Tevere, che sarà la zona dove sorgerà un parco tematico, un parco urbano, che è previsto nei lavori del secondo lotto. Allora Alessandro, parlavamo di sottoservizi, stiamo vedendo alcuni dei lavori che stanno andando avanti, si tratta di lavori importanti, anche se insomma abbiamo sentito qualche cittadino poco fa relativamente appunto ai problemi, ai disagi, no, che si sono venuti a creare, però inevitabili appunto per realizzare questi importanti sottoservizi. Beh, diciamo che intanto i sottoservizi sono una parte che di solito comunque non si vedono, e quindi però cercare di ricordare anche l'importanza degli stessi, nel senso che stiamo facendo un lavoro che è davvero molto importante, perché questo quartiere, una volta fatti questi servizi con secondo le nuove normative, è evidente che sarà bene per i prossimi 50 anni. Cosa importante da dire è che al di là dei sottoservizi, questo sarà un quartiere che verrà totalmente riasfaltato al termine dei lavori. Questo quindi è un modo, come dire, per rassicurare anche la cittadinanza che al di là dei disagi che in questo momento disagio sono, momentaneo, però poi verranno ripagati, esatto, da un quartiere che sarà totalmente ammodernato. Simone, vorrei sottolineare, allora, in questa città sono talmente tanti anni che non si fanno investimenti sulle reti, che sono i cosiddetti sottoservizi, che in questo quartiere, ad esempio, nel quale, come si suol dire, non è stato messo un punto negli ultimi 50 anni, il sistema fognario era un sistema fognario molto vetusto, cioè c'erano
diciamo così, dei tubi nei quali confluivano sia le acque bianche sia le acque nere. Adesso con questi lavori, qui si vedono molto bene, le acque bianche verranno divise dalle acque nere, come tra l'altro dispone la normativa. Quindi è bene sottolineare la strategicità di questi lavori che abbiamo deciso di fare a Villa Radina, recuperando questo importante progetto del contratto di quartiere, perché i sottoservizi sono una parte fondamentale per il benessere dei cittadini. Fatti sottoservizi, andremo, come dire, in superficie e asfalteremo con asfalto ecologico e nuovo di zecca tutto il quartiere, soprattutto nella sua parte diciamo così originaria, perché qui parliamo del primo insediamento del quartiere di Villa Radina. Quindi insomma siamo consapevoli dei disagi che purtroppo stanno vivendo i cittadini, perché si vede da qui, insomma, purtroppo c'è la polvere che entra nelle case, purtroppo quando piove si crea anche un disagio legato appunto al fango che si crea. Speriamo che questi disagi terminino velocemente, perché l'obiettivo è davvero dare una nuova vita e un nuovo aspetto a tutto il quartiere. Credo che faticosamente stiamo portando avanti, grazie alla ditta, questi lavori, che sono lavori importanti ma che vengono anche fatti in una situazione complessa, perché lavorare al centro di un quartiere, vicino a una scuola, vicino a servizi pubblici, vicino a strade molto frequentate, non è semplice, e quindi c'è bisogno della collaborazione e della comprensione di tutti. Oh, qui siamo un po' nella piazza centrale, ecco, adesso sentiamo le campane, quindi c'è la chiesa, c'è la scuola. Due zone di ritrovo, una è sicuramente questa dove c'è la parrocchia, dove c'è la chiesa, e poi l'altra è quella di via Pierino Metrotti, dove c'è il Bar Jolly, dove c'è il centro anziani, il centro sociale, dove nascerà appunto una piazza nuova che darà a questo quartiere una bella area pedonale dove vivere anche la comunità in maniera migliore, perché purtroppo sappiamo quello che è successo nel passato a Piazza Unità d'Italia, dove è stata un po' violentata quella piazza che era il fulcro del quartiere per realizzare un'opera assolutamente inutile. Noi vogliamo recuperare, perché vogliamo destinare proprio a Piazza Pierino Metrotti, a via Pierino Metrotti, una vera e propria agorà da mettere a disposizione di tutto il quartiere per le iniziative più diverse. Davanti a noi il centro sociale di Villa Reatina, siamo nell'area dove verrà realizzata questa nuova piazza, Simone. Sì, è una cosa bella, innanzitutto perché riutilizzeremo i sanpietrini di Piazza Vittorio Emanuele II, quindi un pezzo di città si sposta dal centro e arriva in periferia. E poi sarà importante mettere una bella piazza qui, fare una bella piazza qui, perché innanzitutto diventerà un'area interamente pedonale, ci sarà del verde, ma ci sarà uno spazio per fare iniziative culturali, per fare manifestazioni, spettacoli dal vivo, per fare assemblee con i cittadini, per far vivere il quartiere, per restituire a questo quartiere così importante un luogo pubblico e uno spazio utilizzabile da tutti. Nel passato è successo che è stata tolta alla fruizione dei cittadini di questo quartiere una piazza importante qual era Piazza Unità d'Italia. Adesso l'intenzione dell'amministrazione è ricostruire un luogo da adibire alle più svariate iniziative pubbliche. Quindi siamo convinti che questo è un lavoro che darà, come dire, beneficio a tutti quelli che vivono questo quartiere e non solo. Ci auguriamo che i lavori possano iniziare presto. Noi stiamo tampinando quotidianamente la ditta esecutrice e il direttore dei lavori. Noi siamo molto interessati a che questi lavori terminino, perché pensiamo che questo quartiere abbia diritto a una riqualificazione importante. Una data per l'ultimazione di questi lavori possiamo dare? L'obiettivo è quello di concludere entro l'estate i lavori del primo lotto, e quindi fare in modo che i sottoservizi, l'asfaltatura delle strade e delle piazze, l'illuminazione pubblica e la piazza di via
Pierino Mitrotti, che quindi diventerà probabilmente piazza Pierino Mitrotti, finiscano entro la fine dell'estate del 2017. Villa Ariatina, Piazza Tevere, siamo su un'area dove anche qui, un'area che verrà riqualificata, Alessandro, e verrà realizzata una piazza. Sì, questa è un'area che era di proprietà di Cotral, prima di Cotral Patrimonio e poi di Cotral. Per molti anni noi abbiamo tentato di poter avere un'interlocuzione con Cotral Patrimonio per l'acquisto di quest'area, che di fatto per loro rappresenta un qualcosa di poco utile, mentre per noi, essendo un'area a verde pubblico, poteva rappresentare la prosecuzione della piazza. Abbiamo pensato di poter utilizzare quest'area, che già era stata oggetto di esproprio da parte dell'amministrazione comunale, per poter che ospiterà anche l'attività commerciale che era proprio sotto il palazzo, appunto, che è il bar. Quindi quest'area verrà riqualificata, diventerà una prosecuzione della piazza con dei giardini, con l'attività commerciale temporanea del bar, e quindi sarà un'area che verrà messa a servizio del quartiere e della popolazione di Piazza Tevere. Quindi Simone, non soltanto centro storico, perché spesso, troppo spesso, si parla di centro storico e mai degli altri quartieri cittadini. Ne stiamo vedendo alcuni, abbiamo visto le cosiddette periferie, Villa Ariatina, ma anche un quartiere importante ormai a ridosso del centro storico come Piazza Tevere. Parliamo di riqualificazioni in atto in questi quartieri. Sì, parliamo di tutta la città. Noi abbiamo investito molto nel centro storico, ma abbiamo prestato grandissima attenzione anche ai quartieri periferici di Rieti. Giustamente. In un momento nel quale il comune purtroppo non può accendere mutui per fare nuove opere pubbliche, perché la strategia tradizionale degli enti locali è sempre stata quella di decidere di realizzare un intervento, chiedere un prestito a una banca privata o cassa depositi e prestiti, avere i soldi e poi spalmare questo mutuo nel corso dei decenni successivi. A noi questo ci è precluso, perché per 10 anni il comune di Rieti, in conseguenza della procedura antidissesto alla quale abbiamo aderito, non potrà accendere mutui, quindi dobbiamo necessariamente risanare e riqualificare l'esistente, cercando di essere fantasiosi e soprattutto virtuosi, naturalmente recuperando tutte le risorse che abbiamo a disposizione dal nostro bilancio e anche da mutui accesi nel passato che magari non sono stati utilizzati per la loro interezza, ma anche lavorare costruendo delle collaborazioni con altri enti o con i privati. In questo caso abbiamo raggiunto un accordo molto favorevole per il comune con l'azienda regionale Cotral, e qui con una spesa quasi irrisoria riusciremo ad attrezzare quest'area per restituirla ai cittadini. Naturalmente è un'area a disposizione di tutti i cittadini, è a disposizione dei nostri bambini, e sarà un modo per riqualificare e rendere migliore questo quartiere, che comunque negli ultimi anni ha subito diversi interventi. È stato un quartiere nel quale abbiamo diversi anni fa inaugurato il sistema di raccolta differenziata porta a porta, rendendolo più decoroso, più pulito e più bello. Quindi in questo modo ci stiamo attestando a lavorare in tutti i quartieri della città. Naturalmente è un lavoro di lunga lena, perché senza risorse è difficile fare opere pubbliche, è difficile fare opere di riqualificazione e di risanamento, però utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, ragionando con i privati e con le altre istituzioni, stiamo riuscendo in un'impresa, in quella di migliorare questa città, seppur non avendo a disposizione risorse economiche significative. Il tuo discorso, Simone, poi è quello del buon padre di famiglia, no? Cioè di non fare il passo più lungo della gamba. Spesso i cittadini, noi cittadini, non lo capiamo, ma in una situazione quale è stata quella che hai trovato, si sta lavorando, ma si sta lavorando in maniera diversa dal passato. Si sta lavorando come il buon padre di famiglia, si sta lavorando con responsabilità e soprattutto con circospezione, perché bisogna fare quello che è possibile fare, perché non possiamo indebitare ulteriormente i nostri figli e i nostri nipoti. Io dico spesso, quando i cittadini, anche comprensibilmente, chiedono più interventi e più attività, più iniziative da parte del comune,
che noi siamo come una persona che ha una gamba ingessata. Non si può chiedere a una persona con una gamba ingessata di correre. Adesso ci siamo tolti il gesso, stiamo tornando a camminare e tra un po' riusciremo anche a correre. Però questo ha avuto bisogno di un percorso lungo di risanamento, di riqualificazione della spesa pubblica e di razionalizzazione delle spese. Adesso stiamo lavorando davvero per attuare nella sua interezza il nostro ambizioso programma politico e amministrativo. Moltissime cose sono state fatte, tante altre si stanno facendo e tantissime altre si faranno in futuro. Dobbiamo avere la consapevolezza che in un momento di grande difficoltà per tutti, per le famiglie e dunque anche per le istituzioni pubbliche e per gli enti locali, è necessario rimanere uniti, avere reciproca fiducia, essere comprensivi per quello che fanno gli amministratori, perché solo insieme si potranno superare le situazioni di difficoltà che riguardano il comune, le famiglie, ma anche noi personalmente. Quindi questo è il messaggio che il comune in questi anni ha mandato a tutti: essere uniti per salvare un comune che ha rischiato il fallimento, per salvare le aziende di questa città che hanno rischiato il fallimento anche in conseguenza dei crediti che avevano contratto con il comune di Rieti. Sono tante le cose che sono in piedi e sono tante le cose che abbiamo in mente di realizzare oggi e nel prossimo futuro. Dunque, si fa quello che è possibile fare, ma si sta facendo, si sta lavorando, lo abbiamo visto poco fa a Villa Reatina, dove stanno procedendo, seppur tra mille difficoltà, i lavori che vedranno la luce entro alcuni mesi. Lo stiamo vedendo oggi qui a Piazza Tenere. Come parliamo di quartieri periferici, ti propongo di andare a Quattro Strade, dove tra pochissimi giorni inizieranno i lavori per la pista ciclopedonale che collegherà il quartiere di Quattro Strade a Madonna del Cuore. Piazza Tevere a Quattro Strade, per parlare della pista ciclabile, un altro tratto importante di pista ciclabile che collegherà il quartiere Quattro Strade con Madonna del Cuore. Sì, noi siamo qui dove partirà e arriverà la pista ciclopedonale di prossima realizzazione. In questo quartiere, in questi anni, sono state fatte tante cose, dallo spazio famiglie che ha avuto sede presso la scuola elementare Cislaghi, fino ad arrivare al terzo asilo nido comunale che abbiamo aperto proprio al piano terra dell'istituto scolastico che ospita la scuola elementare Cislaghi, e poi questa pista ciclopedonale molto molto importante, perché collegherà questo quartiere, che è un quartiere un po' periferico, che sta un po' lontano dagli altri, lo collegherà con Madonna del Cuore, passando per questa strada nella quale già c'è una sorta di pista ciclabile naturale. È già un tracciato. Sì, tra gli alberi, tra la fila di alberi e l'aeroporto Ciuffelli. I lavori inizieranno tra pochissimo, abbiamo già incaricato la ditta, c'è un progetto importante che verrà realizzato a stralci. L'obiettivo è collegare il quartiere a Madonna del Cuore e poi collegarlo alla pista, alla ciclovia realizzata dalla provincia, che si snoda lungo tutta la piana reatina. Siamo contenti perché noi vogliamo investire su questo tipo di vie di comunicazione interne alla città, perché riteniamo che la pista ciclabile, le piste ciclopedonali, non siano solamente occasione per passare il proprio tempo libero, ma devono diventare un veicolo da utilizzare quotidianamente. In questo modo si cambiano le abitudini dei cittadini, in questo modo si diminuisce lo smog e in questo modo si risparmia anche, perché di questi tempi, con un costo della benzina e del gasolio così alti, è importante perorare la causa di una mobilità alternativa, e quindi bicicletta, andare a piedi, farsi delle belle passeggiate in una città che si gira benissimo a piedi.
e si gira ancora meglio in bicicletta. In questi anni abbiamo potenziato molto la rete delle piste ciclabili e soprattutto abbiamo collegato la città, il centro storico, il fiume Velino e il ponte romano con la ciclovia realizzata dalla provincia di Rieti. Quindi siamo contenti del lavoro fin qui realizzato, ma vogliamo potenziare ancora di più questa parte delle politiche pubbliche che secondo noi deve avere un ruolo assolutamente prioritario. Se ne sono accorti anche i governi nazionali dell'Europa che finanziano questo tipo di iniziative. Noi abbiamo un importante finanziamento che si chiama Rieti 2020 e ne abbiamo parlato diffusamente insieme all'assessore che l'ha costruito, che è l'assessore Ludovisi. Anche lì ci sono dei soldi per fare le piste ciclabili che ci aiutino a collegare il centro storico con la ciclovia della provincia di Rieti. Peraltro piste ciclabili che vengono utilizzate tantissimo dai ratini, sempre più. Sempre di più, non solo il sabato e la domenica, ma anche durante i giorni feriali. Questo è il segno che alcune opere pubbliche, quando sono fatte bene e vanno incontro alle esigenze vere dei cittadini, cambiano le abitudini dei cittadini e le abitudini di una città intera. All'inizio c'è stata un po' di diffidenza da parte anche dei reatini sull'utilizzo della pista ciclabile, adesso è diventata una cosa della quale non si può fare a meno e questo riguarda sostanzialmente tutti i reatini, perché credo che non esista reatino che abitualmente non frequenti la pista ciclabile, le piste ciclabili che ci sono in città. Dalla periferia, da Quattro Strade, siamo tornati in centro, Simone, perché c'è una bellissima novità che sicuramente piacerà a tanti reatini, e cioè l'illuminazione artistica dei due ponti, il ponte romano e quello pedonale che porta a San Francesco. Sì. Questo è un intervento importante, anche questo l'abbiamo recuperato, diciamo così, dagli archivi del comune, siamo riusciti a realizzarlo, è una cosa molto bella perché ci permetterà di illuminare con varie luci colorate, con un'illuminazione artistica, sia il ponte romano che il ponte pedonale, la passerella pedonale. Nei giorni scorsi è stato provato, è bellissimo. Abbiamo provato, nell'arco di 10-15 giorni entreranno in funzione questa illuminazione molto particolare che ci permetterà di qualificare, impreziosire e valorizzare questi due ponti, ma con loro soprattutto il fiume Velino, che è davvero uno dei simboli più belli e caratteristici della nostra città. Le sponde del fiume Velino, soprattutto in questa zona della città, sono diventate punto di riferimento per la movida e per le iniziative culturali e di intrattenimento, soprattutto per i più giovani. Quest'inverno abbiamo illuminato tutta la cosiddetta spiaggetta, questa parte dove tante persone vengono a passare i pomeriggi e le sere, quindi insomma un'illuminazione nuova che qualifica questa parte importante della nostra città. Noi abbiamo un progetto che è partito lo scorso anno per riqualificare tutte le sponde del Velino, che sta dando grandissimi risultati. Accanto a questo abbiamo deciso di utilizzare le luci, utilizzare l'arte legata appunto alle luci per qualificare tutta la zona, e quindi credo che insomma quando accenderemo questa illuminazione ci faremo caso, perché passeremo qui e ci renderemo conto che c'è qualcosa che impreziosisce e qualifica ancora di più questa parte bellissima della nostra città. Tra l'altro è un bel progetto proprio perché Rieti è una delle pochissime città in cui un corso d'acqua passa all'interno del centro storico. Bello, così trasparente, così pulito, abbiamo una cosa davvero unica. Io lo dico sempre, questa è una sorta di riserva naturale al centro della città, perché quando si viene qui veramente si rimane colpiti dall'ambiente naturale assolutamente incontaminato che ancora custodisce il centro storico di Rieti, e credo che queste iniziative siano il giusto riconoscimento a un luogo fantastico. Abbiamo parlato, abbiamo fatto vedere il ponte romano, ora ci spostiamo in prossimità del ponte pedonale che porta a San Francesco. Anche lì, come dicevamo, c'è questo progetto di un'illuminazione artistica.
Ed eccoci Simone, siamo in prossimità del ponte pedonale, anche questo abbiamo appena visto la nuova illuminazione artistica. Sì, quelli sono i faretti che illumineranno con tante colorazioni diverse il ponte, la passerella pedonale, la passerella che collega Piazza San Francesco a Lungovelino. Oltre a questo abbiamo pensato anche un'altra cosa importante per dare solidità a questo ponte, che è un ponte molto bello e soprattutto molto utile. Purtroppo da quando è stato realizzato non è mai stata fatta opera di manutenzione, né ordinaria né straordinaria. Non è stato restaurato come avrebbe dovuto, perché quando parliamo del legno parliamo di qualcosa che deve essere comunque manutenuto. Noi abbiamo fatto un piccolo investimento di 30.000 euro perché pensiamo che sia importante sostituire il legno che si è ammalorato e perché pensiamo che sia importante insomma dare maggiore decoro a questo, che è uno dei ponti più belli della nostra città e che collega insomma una parte importante della città con un'altra. Quindi oltre all'illuminazione anche un'attività di manutenzione straordinaria per il ponte pedonale, che ogni giorno è attraversato da decine di migliaia di persone. Dunque, in questa puntata, Simone, abbiamo visto sia le periferie che il centro storico, lavori che stanno proseguendo. Lavori in corso, che speriamo di concludere presto, perché sono tanti i progetti che abbiamo in cantiere. E i cittadini vogliono vederli realizzati. E anche noi. E quindi, insomma, speriamo da qui alla fine del mandato, ma anche oltre, di poter realizzare tanta parte dei progetti che abbiamo in serbo per la nostra città.